La città è il punto di riferimento di ogni civiltà, è il segno di un passaggio dalla fase dei cacciatori-raccoglitori alla fase dell'agricoltura e quindi della scrittura e quindi dell'attività sociale. Quindi il momento in cui si fonda la città è decisivo per la storia dell'uomo. Direi che la città è una delle più grandi invenzioni dell'umanità. Le città del mondo è un libro che mette insieme 300 città, città conosciute, sognate, inventate. Come si fa a sognare una città? Certo, dipende dallo sguardo della persona. Ognuno ha i suoi sogni, ognuno ha le sue utopie, ognuno ha le sue sensibilità, le sue emozioni. In questo libro io racconto anche molto di me stesso attraverso lo sguardo sulle città. Quindi racconto la mia attività di insegnante, di scrittore, di pedagogo, per così dire. Io infatti sono molto legato ai ragazzi immigrati ai quali insegno italiano alla scuola Penny Wharton. Quindi ognuno di questi ragazzi, dei nostri studenti, incarna una città diversa. Quindi mi sono ispirato a loro per scrivere questo libro. Le città del mondo si conclude a Gerusalemme, lì è l'epilogo del libro, e l'ho voluto chiudere lì perché Gerusalemme è in fondo una città conosciuta, sognata, inventata, le racchiude tutte. In questo momento è sotto i nostri occhi. Gerusalemme è la città che fece piangere Gesù nei Vangeli, ma è la città che ancora continua a far piangere tutti noi. È una sorta di domanda irrisolta, è una spina nel nostro fianco. Un groviglio indistricabile che ancora c'è. E come si fa a vivere insieme? Chi sei tu? Chi sono io? Ecco, queste sono le grandi domande universali dell'uomo e questa è la ragione per cui in questo libro ho voluto chiudere proprio con Gerusalemme. La scuola Penny Wharton nasce 16 anni fa per l'iniziativa mia e di mia moglie Anna Lucia Lenzi a Roma. Abbiamo pensato di creare una scuola fatta proprio per gli immigrati, uno a uno, senza voti, senza classi, senza burocrazie. Si è estesa però ormai a macchia d'olio in ogni parte d'Italia, sono oltre 60 in questo momento le scuole Penny Wharton d'Italia, fondamentali quelle di Roma, di Milano, di Torino. Prendono spunto queste associazioni da noi, si ispirano al nostro stile educativo e agiscono nel loro territorio. E queste scuole Penny Wharton sono anche in qualche modo un modo per cercare di unirci insieme, ognuno di noi rispettando le nostre identità, perché chiaramente i nostri volontari non sono soltanto gli ex insegnanti, ma sono anche persone che non hanno mai insegnato in vita loro e riescono magari a scoprire delle risorse pedagogiche a loro stesse ignote. Tu vedi Ibrahim, vedi Francisca, vedi la ragazza sudanese, la ragazza colombiana. E questo è il rapporto personale che conta molto per superare l'idea di scuola come giudizio.